questa cosa non mi è stata consentita. Io devo dire che sono stato molto paziente, molto, e ho rispettato tutti i tempi possibili. Ho inviato al Presidente una lettera dove ho detto: guarda Presidente, io ti ho chiamato, ti ho detto questo, ti ho elencato tutti i passaggi, sia del regolamento del Consiglio Comunale che del regolamento della contabilità, che stabiliscono i tempi della presentazione in Consiglio Comunale del bilancio. Il Presidente mi ha risposto, okay? Non vi dico perché dovrei chiedere, se la facessi leggere quella risposta, mi dispiace per il Presidente, ma dovrei chiedere l'impeachment come fanno per gli americani, per quello che mi è stato detto in quella missione. Io nel Consiglio Comunale successivo ho risposto al Presidente dicendo e affermando alcune cose che sono passate inosservate, proprio nessuno mi ha mai chiamato per dirmi: guarda, ma che stai combinando, ma che stai facendo, vogliamo chiarire questa questione. Ho fatto passare un altro poco di tempo, perché questo che rimengo, Gigi caro, ti ricordi che dovevo fare un appuntamento con il sindaco, non l'abbiamo più fatto, perché volevo chiarire questa questione, la volevo chiarire così. Non mi è stata data questa possibilità. Ti dimostro quanto io da agosto a ottobre ho rispettato i tempi. Allora, il 26 ottobre invio questa nota, la stessa nota che ho inviato al Presidente, la rinvio al Presidente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale. È passato quasi un mese, non mi è stata data risposta. Adesso sono autorizzato per andare un poco più avanti per avere soddisfazione di questa cosa, non posso fare tutto, vado da solo con la macchina mia, tu non mi accompagni, vado con la macchina, perché ce l'ho la macchina, vado. Per favore, consigliere Manzoni. Allora, chiarito questo, poi tra l'altro devo dire che se avessi potuto partecipare avrei invitato al sindaco di non fare dichiarazioni sul giornale, che sono un po' particolari, non sul giornale, chiedo scusa, ho fatto un comunicato stampa e dopo entro nel merito, perché gli avrei detto: guarda sindaco, su questa cosa già è stata fatta, non dire che con questi soldi stai facendo questa operazione, perché già è stata ultimata 7 mesi fa questa operazione. E vengo alla potuto studiare un po' di carta, guardate. Consiglieri Boni. Adesso entro nel mezzo. Allora, faccio. Per favore, fate veramente all'ordine del giorno. Step by step, come dicono gli americani, uno perde la consecutività delle cose, no? Mi sono trovato ad elencare le delibere e le determine relative ai lavori per le scuole, ok? Dico questo perché dopo c'è la delibera approvata nell'ultimo bilancio, che non mi ricordo bene qual è, questa qua, la 119 del 2011. Dopo ci ricordo. Ho visto che con il contratto iniziale, e qua faccio un piccolo inciso, sono un anno e mezzo, e lo dico ai consiglieri comunali, che sono anche genitori, Salvatore, sono anche genitori, che c'è stata fatta una violenza su un contratto, ma che molto probabilmente è veritiera, no? È una cosa che si deve fare, ma che nessuno ha difeso l'ente. Nessun funzionario ha difeso l'ente, hanno accettato per buono due fax che l'azienda che sta facendo le attività ha detto: ma questo contratto in questo modo non va perché al 10%, ma al 20%, riportando poi al 20%, al 21% e poi al 22%. Questo non è passato, riportando poi nelle delibere non il problema iniziale, ma rifacendosi al decreto legge che è aumentato nel 2011 IVA dal 20 al 21%. Solo quello c'è, non c'è niente. Allora io avevo chiesto, scusatemi, ma com'è possibile che accettiamo questo ed ente non si propone per un interpello per chiedere com'è possibile che 800.000 euro, 750, quelli che sono, me la devo mettere io sul mio gruppone? Perché? Perché è così? E poi c'è una confusione totale.
ci sono delibere per gli stessi lavori che fanno al 10%, delibere al 22%, ci stanno due grandi vendite dello stesso periodo, aprile, la prima al 22%, la stessa motivazione, lavoro di messa in sicurezza per le vulnerabilità, ci stanno 22%, 10% alla seconda, 10% alla terza. Ma che significa tutto questo? C'è proprio una confusione immane su questa cosa, e ancora ad oggi non abbiamo uno straccio di certificato. Abbiamo speso in due anni, sindaco, in due anni, 9 milioni di euro. 9 milioni di euro. 9 milioni di euro. Abbiamo. Poi tra l'altro quest'ultima. Tutte le evitate, perché io non sono un tecnico, ho dovuto studiare. Vi prego, datemi una mano, perché ho notato che in una delibera, e in particolare la delibera, lo dico subito, abbiate pazienza, la 48, no, è quella deliva, la delibera 155, che è 800.000 euro, cioè la delibera 155 è 800.000 euro. Secondo me stanno riportando i lavori che poi stanno nella 119, però io non sono un tecnico, vi chiedo aiuto, ve l'ho chiesto, ho chiesto al presidente, ti ho chiesto di fare per cortesia, ti devo dare il potere, il regolamento, possiamo fare una commissione, presidente, con gente esperta, abbiamo architetti qua tra di noi, abbiamo geometri, gente di buona volontà, per capire, presidente. Non tanto per i soldi che si spendono, ma per la sicurezza dei ragazzi, per la sicurezza dei ragazzi. Mettiamoci un altro 100.000 euro per garantire le vie di fuga. Quando spendiamo tutti questi soldi, che è implicito, quando poi le scuole, e ci sono diversi insegnanti qua, mi insegnano che per quanto riguarda le vie di fuga, la sicurezza, hanno la loro quota di spesa, la loro quota di spesa. Va bene, allora dicevo, e questo è, aiutatemi, cioè, ma che, questo è un motivo di dolore che viene, ma viene da un padre di famiglia, a padre di famiglia viene, non per fare la passerella, perché tutti gli interessi della scuola devi l'hanno fatta, l'hanno vendita, ma tutte queste altre cose, ma che dobbiamo fare, che cosa possiamo fare più, che cosa possiamo fare più? Che devo fare più? L'assessore Trincone, con questo 2015, con questo finanziamento chiesto e ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, contiamo di avviare lavori che sono incominciati nel 2010. Vedete che confusione? Di avviare quanto prima alcune opere di adeguamento alle attrezzature antincendio e manutenzione straordinaria degli impianti d'erba. È cominciato nel 2010, doveva finire questa nei primi tre anni e nei sei anni gli altri, e abbiamo consentito questo, il patto di stabilità. Ma che patto di stabilità se abbiamo la necessità di mettere gli impianti in sicurezza? Ma quale patto di stabilità? E adesso questi lavori ultimeranno l'anno prossimo, e sono sicuro, nonostante stia facendo ancora casino, ci siamo visti con gli ingegneri, a cercare di spingere questa cosa. Adesso sapete che cosa è venuto fuori? Vuoi sapere l'ultima? Non c'è Trincone qua. No, è venuto fuori sul tavolo che aspetta, però le scuole di Monteruscello non abbiamo la proprietà. E allora noi dobbiamo fare prima i passaggi, ci vogliono altri soldi. Ma che cavolo importa? Ma questo è un altro discorso. Per fare un certificato di agibilità, e qui ce n'è uno che è quello relativo al multipiano, vedete che certificato ci vuole, a parte la struttura, certificato di prevenzione di incendi, e fa parte di questo coso, dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, e fa parte di questo coso, dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, e fa parte di questo coso, dichiarazione di conformità degli impianti ascensori, dichiarazione di sull'eliminazione del superamento di barriere architettoniche. Abbiamo speso, stanno in tre delibere l'abbattimento delle barriere architettoniche, in tre delibere, di due da un milione di euro, grafici e progetti.
ho parlato con un nuovo funzionario, ho detto ma guarda, ma c'è bisogno della proprietà. Perdiamo di classe, ve lo faccio il certificato, ma è così difficile, ma è così difficile. Allora, penso di essere stato esaustivo, perché io ci ho lavorato, quindi se qualcuno volesse essere dotto mi può pure chiamare, non mi offendo. E poi la gente ne trae conclusioni e considerazioni. E siamo tutti sotto a quel giudizio dei cittadini delle considerazioni finali. Io per primo. E quando qualcuno mi dice, consigliere Di Bonito, io una cosa solo ho apprezzato del suo intervento, in senso lato, che lei chiede aiuto per comprendere rispetto alla sua inesperienza alcune questioni che legittimamente, sottolineo legittimamente, le stanno a cuore. E a me più di lei, perché io ho delle responsabilità, per carità, diverse da lei. E se ci sono delle inadempienze, delle mancanze, ne sono il primo a rispondere, in sede penale e in sede amministrativa. E quando lei mi dice, e fa una questione che dura da 2 anni, sono circa 2 anni, forse 1 anno e mezzo, che non mi interessa la questione tecnica, diciamo, procedimentale, che io però sono disponibile, così come già abbiamo fatto, ma continuo a capire che lei è un po' prevenuto su alcuni ragionamenti, ma è legittimo pure questo. Ma sulla questione del merito del lavoro che si sta facendo sul patrimonio scolastico, me lo consenta, non solo sono fiero, sono orgoglioso e sono anche sereno da poter rassicurare i miei figli, i suoi figli, i figli di questa città che vanno a scuola. Io lo dico, diciamo, pubblicamente. E me ne assumo le responsabilità della mia affermazione, sapendo che è un'affermazione importante, gravosa, per i ragazzi che vanno alla scuola dell'obbligo, materna, elementare, scuola media inferiore, che sono di nostra competenza. E quando lei mi dice sono stati spesi 9 milioni, perciò a un certo punto la comprendo. Da un lato non la comprendo perché penso che lei sia prevenuto e non faccio il distinguo perché lei è prevenuto, dico che lei è prevenuto legittimamente nel suo ruolo, ma quando lei dice sono stati spesi circa 9 milioni ha fatto un complimento a questa amministrazione, a questo comune. Vuol dire che se abbiamo speso 9 milioni poi lei dovremo dimostrare, perché lei chiede aiuto, se male o bene. E non posso essere io, e né tantomeno lei, a distinguere se sono stati spesi male o bene. Per me benissimo, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Poi c'è la parte burocratica, c'è la parte amministrativa, la certificazione di prevenzione incendi, l'agibilità, sono cose che in itinere sono conseguenziali rispetto agli investimenti che si stanno facendo. Ma questo ovviamente non parliamo di variazione di bilancio, parliamo di altre cose. Me lo consenta, oggi noi parlavamo di altre questioni, però non mi sottraggo rispetto ad una sua legittima posizione. Consigliere Cossiga, quindi consigliere Caiazzo, se non sbaglio, lei è il presidente di della commissione consiliare della pubblica istruzione, o ricordo male? Può farsi carico, per essere comprensivi e di aiuto al consigliere Di Benito, che se non ricordo male fa parte è componente della sua commissione, potrebbe insomma caricarsi la responsabilità che le è stata affidata dai consiglieri comunali per fare chiarezza plesso per plesso, non scuola per scuola,
di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni per arrivare agli investimenti, ai lavori e ai certificati che stanno a cuore al sindaco della città, al singolo consigliere comunale, ma in modo particolare al consigliere Di Bonito, che rappresenta, diciamo, una parte di questa città. Viva Dio, glielo chiedo in maniera, diciamo, umilmente, mi faccio carico pure io di essere presente a sostegno di, insomma, per fare chiarezza su questa vicenda che è diventata annosa e per alcuni versi, diciamo, ci stiamo lavorando da parecchio. Se possiamo essere concludenti, consigliere Gazzo, la ringrazio. Visto che il consigliere Di Bonito ha chiesto aiuto, ha chiesto aiuto per capire, e secondo me è legittimo, così come l'ha chiesto il consigliere Di Bonito, che tutti ci adoperiamo, io per primo, tu per secondo, l'assessore e i dirigenti, affinché il consigliere Di Bonito può essere detto con chiarezza di tutto il lavoro che stiamo producendo insieme.